I'm gonna talk you through the race a little bit. Come prima cosa sono molto contento che Nick Heidfeld stia bene e sia salvo. Questo dimostra che le auto sono molto sicure. Molta gente pensa che le auto elettriche non siano sicure, che le batterie, che questo, che quello. Abbiamo visto che le auto sono assolutamente sicure in ogni condizione e tutti hanno visto. Ma queste sono le corse automobilistiche, noi dobbiamo tentare, dobbiamo rischiare. Loro l'hanno fatto ed hanno fatto l'incidente nell'ultima curva dell'ultimo giro. Io veramente non ho visto nulla perché ero molto concentrato nel mio consumo e quando sono passato ho realizzato che il sogno si era avverato. Ero da solo, avrei vinto la corsa. Sono veramente contento di essere stato in quella posizione. Sono stato molto fortunato, ma per avere fortuna devi essere al posto giusto. Il team ha fatto un grande lavoro. Dalle prove di questa mattina alle qualifiche abbiamo fatto un piccolo errore di strategia ed abbiamo perso il posto, ma sono stato anche conservativo quando sono uscito. Ero al posto giusto al momento del crash e sono estremamente contento di essere stato il primo vincitore della Formula E. Extremely happy to be the first ever Formula E. You were one of three drivers to be awarded fanboost. Can you talk us through how you used it during the race? I didn't use it. Non l'ho usato. Volevo tanto prendere il fan boost, ma alla fine non l'ho usato. Una delle ragioni è perché la mia corsa è stata un'altalena e non sapevo esattamente quanto stavo consumando e quando si fa il fan boost si consuma di più, quindi particolarmente nella seconda parte della gara non sapevo quale fosse il mio consumo e purtroppo il mio compagno di squadra ha preso una penalità per questo, quindi eravamo lì sul filo di prendere una penalità, quindi io non sapevo quale fosse il mio consumo e di conseguenza ho deciso di non usare il fan boost per essere sicuro. Questa è la ragione per cui non l'ho usato, perché non sapevo come ero messo. A penalty, so I didn't know either what was my consumption, so I decided not to use, to be on the safe side. That was why I didn't use, because it was tricky to know the strategy of the consumption. Thanks, Lucas, and congratulations. Frank, second place for you, and some very feisty overtaking, some very aggressive driver day, must be very little. Come prima cosa vorrei ringraziare chi ha promosso questo campionato perché veramente è stata una giornata fantastica. Io ho guidato molte auto da corsa da molti anni, ma devo dire che questo è il momento più bello. L'auto non è super veloce, ma è il primo anno e vedo un grande futuro. Sì, sì, è un giorno fantastico. Beh, in realtà nel pit stop ho perso un posto, è diverso. La squadra ha fatto oggi un grande lavoro, come abbiamo già fatto a Donington, in Inghilterra. Come sapete la squadra è americana, lavoriamo in diversi paesi. Tuttavia, in gara oggi ho perso una posizione, ma alla fine sono riuscito a salire sul podio. Sì, sì, una bella giornata per me e per il mio team. Thank you, well, you certainly kept us entertained. Sam, I know that I like you visited to the podium, for sure. Sì, abbiamo avuto dei problemi all'inizio, nelle prime prove libere, ma poi abbiamo lottato per una buona posizione in qualifica. In gara è andato tutto bene e quando ho finito ed ero ai box mi hanno detto del podio per qualche problema a chi mi ha preceduto. È andata così. Ho sentito che Nick sta bene e questa è un'ottima notizia, una notizia fantastica. E questo punto è molto importante riguardo la sicurezza delle auto. Questo è stato un test ed è stato dimostrato che le auto sono molto sicure. Quindi i miei complimenti a coloro che sono coinvolti nella costruzione delle vetture.
and anybody that had any doubts on that has been proved wrong today. So congratulations to everybody who's been involved in that process. You seem to be involved in some pretty good dicing in the race. These look like cars you could really race closely with. Yeah, absolutely. You're racing... Sì, assolutamente. Si è sempre concentrato a seguire la strategia, a vedere quanto si consuma. Quindi ad ogni momento guardavo gli specchietti e guardavo il consumo per vedere quanta energia stavo usando. Quindi anche se devi fare un sorpasso, devi valutare quanto consumi. Ok, non si va veloce come in Formula 1, ma onestamente lavori lo stesso. E poi ho visto tanta gente qui, tanti appassionati, e teniamo conto che è la prima volta della Formula, e quindi è un grande giorno. E per quanto mi riguarda, sì, veramente bene. Are there any questions?